Buongiorno ragazzi, anche oggi all'avventura. Questa volta andiamo a Lausen. I più affezionati al canale sanno che è stata la nostra prima avventura, il nostro primo giro in gravel. Non avremo la tenda come l'ultimo weekend, ma abbiamo prenotato una camerata in cima al rifugio. Stiamo in compagnia perché siamo in tanti, siamo pronti all'avventura. Venite con noi che oggi ci divertiamo un sacco, oggi e domani. Ma c'hai gli occhiali dritti o storti? Ah, scusate, madonna, mi sono svegliato male stamattina. Olla! Madonna! Dov'è Tomore? Sono vivo. Bianco ma vivo. Sono le 10:30 ma il mood è prettamente già estivo. Inizia a scaldare, cicale che cantano. Grazie mille. Prego. Grazie. Prego. Da una stretta incasinata a Monteforte ci siamo arrivati. Il suo giro è iniziato un po' pastoso, un po' riletto. Speriamo non sia così fino in cima all'Ausen, se no è un macello. Questo giro non si può fare comunque. Ma come ha fatto? Preparate delle salviette per le mani di Tina? No! No, Tina, te magno. Siamo in tanti, sì che le rogne, i problemi si amplificano. Come mai stai parlando da sola? Chi c'è lì dentro? La pianura di oggi è finita perché da adesso fino all'Ausen sarà tutto un su e giù, più in su che in giù. 2 anni fa eravamo proprio in questo percorso per andare all'Ausen ed è stato magico perché li abbiamo conosciuti qua, Fox, Giacomino. E anche Edo! Eravamo qua in questa salita. Stiamo affrontando le prime rampe. Qua in teoria il punto da 17%. Dai ragazzi che lì è finita. Era caldo 2 anni fa, è caldo oggi. Intanto qua l'uva sta crescendo. Ma che piccolina. Dai, bici. Su, forza. So che è caldo. Dobbiamo andare. Sempre bella questa strada. Che bella. Non stanca mai. Acqua. È grappa. Ah, meglio ancora. Guarda qua. Il perimetro dell'ombra. Ehi ragazzi, abbiamo appena fatto una pausa, mezzogiorno e il sole è bello, bello verticale, fa caldino. Forza ragazzi, dai. Dai che in cima c'è una piscina. Davvero? Vai, sì. Magari. Gruppo compatto dopo un po'. Qualche commento della giornata? Allora Albero, io ti ringrazio, sei eccezionale, c'è ombra, c'è arietta, ma qua bisogna andare, se no all'Ausen ci arriviamo domani, perché siamo a 37 km e 560 di dislivello e ne mancano ancora, se seguiamo la traccia, 1500. Ho bevuto 2 birre, io intanto vi aspettavo, ho bevuto 2 birre, eccolo qua. Giulio! Dov'è no? Giulio! Boh, giù a Badia Calavena, discesone non so di quanti chilometri. Edo, quanti chilometri sono giù qua? Non lo sa neanche lui. Poi pezzettino di pianura inciclabile e dopo abbiamo la salitona verso l'Ausen. Dobbiamo arrivare a 1200 metri di quota. Sarà asfaltata, sarà all'ombra. Però non sono cose che mi mettono tranquillo perché nell'ultimo video una salita asfaltata all'ombra mi ha comunque fatto tanto far fatica. Insomma qua giù non si bada a spese, guardate che ciclabiletta che c'è. Questa valle è fenomenale, bellissima, però la salita che ci aspetta lo sarà un po' meno, ma è quello che ci serve per raggiungere la cima. Quindi dai, fra poco si inizia. Chilometri di salita adesso, diceva il bro, 400-500 metri di dislivello. Sono le 3:30 di pomeriggio, siamo a 55 chilometri, 1000 di dislivello. Ragazzi, millino. Dai, forza, grande. Guardate che wild che è questa salita qua. Cioè, è in una gola, abbracciata da questi paracarri, da queste rocce. Pazzesca! Allora, siamo appena arrivati a Velo Veronese qua, rispetto a poco fa si è proprio aperto.
Adesso Fox diceva che c'era un bar, quindi stiamo un attimo capendo se fermarci per una coca, un gelatino, qualcosa del genere, prima di affrontare l'ultima parte di salita di oggi. Alla fine, gelatino. Sai che babies! Tecnicamente è morto numero uno, tecnicamente è morto numero due. Sì, perché Edo 1 e Edo 2 non fanno la notte con noi, quindi adesso loro scendono per di qua, arrivano, tornano a casa, insomma. Ci mancano 8 km. La salita dovrebbe essere asfaltata e dopo dovrebbe essere sterrato in leggera discesa fino al rifugio. Guardate che è il plotoncino qua dietro, concentratissimi in salita negli ultimi chilometri. Ma dove siamo? Che figo! Mai stato qua. Cioè, è un altopiano pazzesco. Poi i lessini si riconoscono perché non c'è un albero. Prima con un po' di nuvole si stava anche bene, adesso siamo di nuovo bombi. Esatto. Maria santa, che sudata, pensavo che al gelatino fossimo arrivati, ma in realtà è stata una bella salita, non pendente, ma ci ha fatto sudare. Che robetta. Confermo, avevamo finito la salita asfaltata e siamo entrati nello sterrato. Questa strada è un parco giochi e arriviamo veramente dall'alto sul rifugio. È proprio una gioia, cioè, mai successo. Intanto noi ci godiamo questo salvaschermo di Windows 98. Wow. Bomba, grandi raga. Beh, questo è quanto. Super figo. Bravi, 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 grandi, grandi, siete primi. Grandi. Avevo due sorprese, ma una... Però abbiamo la seconda. Cosa abbiamo qua in mezzo? No, qua no, forse senza fare troppi danni. E abbiamo... Un aquilone! Sì! No, faccio. Non piacere per questi. Certo. Oh, che figo! Strafigo! E vai bene il vento, no? Sì. Guarda che arrivo. Sì. Greta, siamo multitasking, uno con l'aquilone, una che arrampica. Antipastino. Allora, io ho trovato posizioni in questo fantastico sdraio. Giacomino è lui che ci ha dato l'input. Noi qua stiamo guardando dove abbiamo pranzato oggi, sotto la pala. Vi vedo un po' indecisi, ragazzi. Questo sì. Uova, patate, speck. E di primo la lasagna con ragù di salsiccia, quella mi ispira a bomba. No, ma io vedo che sei da uova, patate, speck. Io sono da stamattina. Ma che bello style che c'hai. Sei badass. Allora, due gnocchi, un cannello, quattro lasagne, quattro uova patate speck, due polenta costine e uno uovo patate e formaggio. Ti hanno rubato il lavoro? Ma no, ma lui è bravissimo. Assumete, è proprio sveglio, bravo. Ho trovato il lavoro, raga. Saiemo. Buon appetito. Bagna fascito. Buon appetito.
Demo quei secondi o no? Vai, avanti. Demo quei secondi. Vado? Vai. Vado. Porto su un po' dei piatti. Dai, grandi, raga. Dai. Non ho appena detto che sono costesine di T-Rex. Buon Natale. Brucia. Finiamo a mangiare il fuoco. Grazie mille. Te è andata via. L'alba non è più mercoledì mattina. Fiamma! Buonanotte, a domani! Non vi abbiamo fatto vedere la camerata e adesso ci sono già alcuni che stanno dormendo, quindi magari domani mattina vi facciamo un attimo vedere meglio dove stiamo dormendo. Con recensione. Merita tantissimo, ci siamo fatti anche una doccetta al volo. Bro, camminiamo un po' più piano che siamo in salita. Che miseria. Siamo in manichette corte, alle 11:30 si sta da Dio. Sì, cioè, no, è vero. La dice lunga su cosa troviamo domani mattina andando giù, esatto, in bici. Ci vediamo per la colazione, magari vediamo un po' di alba domani col drone, direi che... Svegli alle 6. Ciao ragazzi, notte. Sono le 6:30, ci siamo svegliati un quarto d'ora fa, ci saranno 15 gradi se non 20. Io ho bisogno di fare una bella colazione come al mio solito perché la mattina c'ho fame. Queste cose qua sono veramente magiche perché alzarsi e non avere la solita vista di tutti i giorni. Ma poter vedere questo qua è veramente una figata. E ho visto adesso che qua sotto ci sono due tendine. Cosa ho fatto? Oh, ieri, raga, non abbiamo fatto una panoramica della stanza e devo dire che per essere una camerata non è una camerata perché praticamente sembra di dormire proprio in una vera e propria stanza. I letti comodissimi, per ogni persona c'è a disposizione anche un asciugamano grande per farsi la doccia. Sì che diciamo che a tutti gli effetti è una camerata molto premium. E anche un monoporzione con dolce, shampoo. Esatto. Compagnia delle Indie. Ci sono 10 posti e c'è anche un'uscita qua. Dove andate? Vi state abbandonando, vero? Mamma! Tutto conservato. Oh, è come mettersi i pantaloni in salamoia. Solite burocrazie della mattina, colazione, chiudere le borse, preparare le bici. Fatte, c'è una giornata meravigliosa e un po' ci spaventa perché è caldo qua. È stato un weekend spaziale, noi abbiamo qua questo volo uomo. Danny, veramente è stato bellissimo, noi ti ringraziamo, ci siamo divertiti. È stato super a misura di ciclista anche perché c'è stata la possibilità di tenere le bici chiuse alla notte, è sicuro. Abbiamo mangiato tanto e bene, che quello dopo la giornata in sella è fondamentale. Si può dire anche bevuto. Sì. Noi ti ringraziamo. Bene, sono state delle ore stupende, passate troppo veloci. Grazie mille. Alla prossima. Ciao ragazzi, alla prossima. Super piacere, alla prossima, grazie. Buona ciao giornata. Ragazzi. Ciao, ciao, ciao. Buona ciao, giornata. Ciao. Scusate l'attesa. Ci siamo. Dai, ci siamo. Partiamo adesso discesa. Allora, Fox che è un valoroso, va su in bici, secco. Brutale, risveglio veramente nervoso. Invece io e Giacomino preferiamo una partenza serena, disinvolta. Ah no, il copyright sulle canzoni. Noi adesso scendiamo per di qua. Arriviamo a Velo Veronese, andiamo giù a Selva di Progno e saliamo lì a Campo Fontane.
Magari dalla GoPro non rende, ma stiamo scendendo dalla cementata dell'Hausen, è un muro. Stiamo andando giù e freniamo e le ruote grattano sul cemento, veramente pazzesco sto strappo qua. Se arrivate all'Hausen fate come noi ieri, che il giro per dietro allungate un po', ma l'arrivo è molto più morbido. Ma che bella questa jeepetta! Eccoli qua. Voi dovete sapere che nel 2021 qui Giacomino ci ha chiesto: scusate, per andare verso Valdagno. Che... No, anche voi al BAM, siete stati al BAM anche voi. Andate verso giù Valdagno a Zignano. Beh, andiamo insieme. No, era più raga, non so dov'è Valdagno, vi prego. Andiamo. Ma ragazzi, invece abbiamo conosciuto su a rifugio. È stato veramente qua in cima che si è creato il nostro collettivo, la nostra crew. Siamo a metà salita. Per Campo Fontana, o come dice Fox, c'è Fontana. Stavo quasi dimenticando. Quattro moto e volevamo ricordarlo così. Giulio stamattina si è svegliato presto, ha dovuto schizzare a casa che aveva un impegno. E via a sinistra, salita a Campo Fontana. Giusto per digerire la colazione, 600 metrini di salita. Ah, le gambe. Piccola nota storica. Questa qua era la seconda linea di difesa. Se bucavano il Pasubio, che per fortuna non è mai stata utilizzata, quindi questo era il backup del Pasubio. Meraviglioso sto tunnel qua, bello all'ombra, ci sta da Dio rispetto ai pezzi del sole. Oh raga, andiamo troppo piano per voi. Non faccio. Guarda. Allora, fatalità, la strada per Campo Fontana è chiusa, però noi comunque oggi vogliamo andare sui Roncari per accorciare un po' la salita e arrivare diretti al punto Coca-Cola. Giacomo intanto sta facendo dei lavori socialmente utili, toglie le rame dalla strada. Bravo, passami la digitale. Vi mostro una cosa, da questo punto si vede il Lausen, eccolo lì. Allora, sudato odierna fatta, siamo arrivati a Roncari. Adesso con tutta probabilità almeno una cocchetta, painetto, ci aspariamo. È caldo, è molto caldo e siamo a 1100 metri di quota. Bravi. Umido. Grandi. Greta, chapeau cavolo. Ho ancora la colazione che gira. Ma come sei messo comodo? Ah, tuo amore, davo. Tina, quanti ml di succo? Un litro. Un litro di succo, 620 Tina. Come cacchio fai? Non sarà mica caldo, no? Il gruppetto è atterrato in pianura. Ok, noi qua giriamo per la ciclabile, anche di recente costruzione, molto bella. Eccola qua. Completamente fuori dal traffico e soprattutto in leggera discesa. È veramente tutto un throwback questo weekend. Fox ha deciso di fermarci allo stesso bar di 2 anni fa. Siamo ad Arzi. Un po' di integrazione dopo. Poi di chiara rotto. Perso. Comunque, Arzignano, ormai il giro è concluso. Cambiamo, bar chiuso. Ci siamo, weekend finito. È stata una figata. Grazie. Praticamente 2 anni fa è dove siamo partiti in due, siamo tornati a casa in 4-5. Dopo 2 anni siamo ancora qua a fare ste robe, a divertirci, a pedalare insieme. Diciamo che questo è stato il nostro brindisi alla nostra amicizia, il nostro weekend. Raga, grazie a voi, è stato super super bello. Tracce in descrizione, grazie Regaz, continuate a pedalare.